palazzo. Non vota, non va contro il suo partito, ma non vota, perché si sente chiamato in causa su certe decisioni. Quindi questo lavoro lo stiamo facendo, è lungo, servirà ancora molto, però non abbiamo abbandonato e non siamo assolutamente sconfitti. Stiamo riuscendo a cambiare le cose poco alla volta. Commissione lavoro è un tema veramente una commissione delicata e vivendola comunque quasi tutti i giorni in mezzo a quei politici che sono lontani dal bisogno della gente, abbiamo notato subito un'incongruenza. Io vi faccio capire che da aprile che stiamo facendo audizioni per la disoccupazione giovanile, quindi da aprile che si tratta sempre lo stesso tema. Questo perché? Perché ci sono i due presidenti di commissione, Camera e Senato, che vedono il mondo del lavoro completamente in maniera diversa. Quindi non si riesce a guagliare. Gli unici atti legislativi arrivano dal governo, quindi decreti, e quindi si mettono d'accordo in commissione, in stanze segrete, si mettono io salvo quello, tu salvi quello. Adesso stiamo trattando il tema dei pensionati, esodati, esuberati, infortunati, cioè un sacco di categorie. La proposta del PD e del PDL è stata fatta a noi la scelta di dire quale categoria volete salvare, quale pensionati volete tutelare. Noi abbiamo detto: ragazzi, voi siete completamente fuori dal mondo, perché noi non vogliamo salvare una categoria, noi vogliamo salvare tutti i pensionati. L'abbiamo messa alle spalle al muro proprio mercoledì. Abbiamo fatto un emendamento volto a eliminare la legge Fornero e ce l'hanno reso inammissibile. Abbiamo trasformato in ordine del giorno questo emendamento e abbiamo messo i voti, quindi li abbiamo smascherati, perché non c'è la volontà politica di abrogare questa legge, che è veramente vergognosa e sta affossando tutti i pensionati e i lavoratori. Quindi abbiamo messo alle spalle al muro. Io voglio anche sottolineare una cosa: quando si parla di Fornero, a me mi infastidisce. Perché? Perché la politica tende a personalizzare la legge, invece non è la Fornero, ma questa legge è figlia del Partito Democratico, è figlia del Partito Democratico, e non saremmo arrivati a queste condizioni. È il ricatto dell'Europa, è il ricatto dei mercati finanziari. Purtroppo l'ETA non vale niente. L'ETA è un uomo messo là, è napoletano, è garante di questo governo degli inciuci. Io veramente sono senza parole, se i cittadini adesso, tutti, destra, sinistra, centro, non si rendono conto che siamo governati da persone che da 20 anni gestiscono il paese in maniera vergognosa e insieme, soprattutto insieme, sono collusi nel sistema, se è finita per tutti. Quindi io spero che la gente capisca. Ciao a tutti, io sono Paolo Minardi, sono collega della Commissione Lavoro, quindi di Senabile di Piedi. Prenderò meno tempo di quello che sono presi gli altri, anche per questa ragione. Vorrei solo farvi capire il nostro senso di frustrazione che abbiamo in quelle sedi. Commissione del lavoro, cercando di portare delle idee nuove, perché la società sta cambiando, il lavoro sta cambiando veramente dimensione. Quindi quando si parla di riduzione dell'orario di lavoro, tematiche che portiamo avanti, di ripensare il lavoro rispetto a come produrre, cosa produrre, con meno energia, con meno materie, con meno porre dell'uomo, veramente potremmo veramente rinascere il nostro paese, per sfruttando anche le bellezze del nostro paese. Particolare. Io in questi mesi ho provato ripetutamente a trattare questi temi, però mi guardavano come se fossi un marziano. C'è voluto un professore universitario dell'Università di Roma, che si chiama Domenico De Masi, che è sociologo. Abbiamo fatto un incontro tematico con lui, nel quale ci diceva, ci ha fatto tutto presente, che la strada è proprio quella, riuscire a creare, ad avere una visione del lavoro completamente diversa rispetto a quella corrente. Però bisogna avere
riuscire a guardare avanti, e quello che riescono a fare, fare loro. Questa è quella della cosa che assolutamente più mi fa male. E va bene, sfrutto comunque il tempo. Raccontarvi anche un'altra cosina molto interessante. Cosa succede? Io abito in via del Tritone, non troppo distante dai palazzi del potere. L'altro giorno, camminando, appunto, i miei colleghi non lo sapevano, trovo un portone aperto e all'interno vedo che c'è una targa con un simbolo del PD e qualcos'altro. Incuriosito entro, vedo che in questa targa c'è con indicati vari piani, un piano PD, sede del Partito Democratico, piano superiore Vetro, non so se qualcuno la conosce, sì. Celletta, Alfano e compagnia bella, che ricevono finanziamenti da lobby, beni, eccetera. Sopra ancora, tutto dello stesso palazzo, associazione 360, che è l'associazione sempre di Aricoletta. Questa secondo me non è altro che la sintesi di quella che è la situazione politica del nostro paese. Quindi cerchiamo di liberarcene in qualche modo, però insieme, perché noi non siamo imparati, tra virgolette. Cioè, insieme cerchiamo di fare un confronto, anche approfittiamo di questa serata, non solo domande, non abbiamo tutte le risposte. Cioè, noi siamo voi, siamo la stessa cosa. Grazie. Ciao a tutti, io sono Daniele Pesco, sono di Commissione Finanze. Sarò felice se avrete molte domande da farmi, adesso vi dico delle cose di cui mi sono occupato in questi mesi, però a me piacerebbe riuscire a sapere da voi se in questi mesi noi siamo comportati in modo corretto, nel senso se siamo riusciti a farvi capire ciò di cui abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di tutte le vostre osservazioni sulle cose che stiamo facendo. Abbiamo per ora un po' di canali, non c'è ancora la piattaforma, c'è qualcosa già in discussione, però non è ancora attiva, quindi riuscite per piacere a utilizzare quei canali, quei pochi canali che stiamo cercando di utilizzare in questo momento, quindi Facebook, adesso abbiamo il portale, basta anche l'email. Noi cerchiamo di pubblicare le cose possibili, però assolutamente ci serve anche il vostro contributo. Purtroppo dovrò lamentarmi un pochino su questo, per esempio su un tema che ho trattato io in Commissione Finanze insieme ai miei colleghi, ovvero sulla delega fiscale. Su Facebook ho provato a chiedere un po' il vostro aiuto e sinceramente ho avuto una risposta un po' timida. Gli argomenti erano diversi, molti difficili, sono sincero, certo non li ho capiti bene neanche io, sono sincero, ragazzi, non ho le idee chiarissime su tutto. Però su molte cose invece le siamo andate in particolare, abbiamo affrontate bene. La delega fiscale si è occupata di catasto, di giochi d'azzardo, molte cose di questa deriva, seppur abbiamo cercato di migliorarla, non siamo riusciti a modificarla del tutto, infatti siamo stati sul voto finale. Sempre in Commissione Finanze ci occuperà tante cose, però di un punto fondamentale non siamo ancora riusciti a portare avanti, cioè la riduzione delle tasse sui lavoratori, sulle imprese, purtroppo è un tema che non si riesce a portare avanti. Si parla di tantissime cose, sono passati tantissimi decreti, però purtroppo su questo c'è proprio timide da parte della maggioranza, quindi dobbiamo riuscire insieme a proporre qualcosa di sostenibile per le imprese. Tra le altre cose di cui ci stiamo occupando adesso ci sono le cose di Telecom, come funziona l'Italia, che sono fondamentali. Telecom abbiamo un programma di nazionalizzazione, noi ci muoveremo in questo senso, la nazionalizzazione delle reti delle comunicazioni che arrivano nelle nostre case, e anche su questo probabilmente avremo un po' di difficoltà a farlo capire nei corsi di maggioranza, però cercheremo di fare il possibile per riuscire a far tornare questo asset un asset strategico e pubblico, però sarà un pochino difficile, ci proveremo. Teniamo sulla dismissione delle partecipate, il governo Letta continua a ripetere che vuole dismettere parte delle quote nazionali, delle azioni, possesso o del Ministero o della Cassa Depositi e Prestiti, questo ci allarma moltissimo perché dobbiamo svendere ciò che è di nostra proprietà, ciò che fa bene, ciò che funziona bene soprattutto. Quando invece ci sono magari parti o società dello Stato o delle poste o comunque sempre partecipazioni pubbliche che invece vanno male, e su quelle invece bisognerebbe fare dei veri piani di
industrializzazione, dei veri industriali per riuscire a far diventare efficienti queste società, e purtroppo questo non avviene. Una cosa, finisco, l'ultima, una cosa che dobbiamo portare assolutamente avanti è l'analisi delle spese di ogni ministero. Ogni commissione ha il compito di occuparsi delle spese del proprio ministero di referenza, quindi noi abbiamo il ministero dell'economia e finanze. Anche su questo noi cerchiamo di fare un lavoro approfondito, ci serve anche qui la mano di tutti per riuscire a guardare bene i conti. Grazie. Ciao a tutti, sono Dino Alberti, commissione di difesa. Allora, la mia commissione è abbastanza nuova, si sente abbastanza anomala, perché diciamo che è una commissione troncata, nel senso, per due motivi principalmente. Uno, perché quando viene interpellata è quasi sempre per sede consultiva, cioè si deve dare un parere perché in quel determinato provvedimento che è già per il momento in discussione si cita per qualche motivo la parola difesa, la parola arma, la parola carabinieri. Allora per forza che cosa sarebbe da voi? Capite che ovviamente è un parere che non serve quasi a nulla, si dice su che è bello brutto, poi passerà a una commissione referente dove lì effettivamente si prende veramente si dà il parere definitivo che andrà in aula. Questo è il primo motivo. L'altro motivo è perché l'iniziativa legislativa per quanto riguarda la nostra commissione è praticamente azzerata a causa di una legge che è una legge delega, che è quella del 244 dicembre 2012, uno degli ultimi regali che ci ha lasciato il governo Monti, ma come il discorso che si faceva prima per la Fornero, non è una legge fatta dal governo Monti, è una legge fatta da PD e PDL, perché è stato tra l'altro il primo estensore di quella legge, è proprio Scampo, che è del PD, deputato del PD. E dicevo, quella legge in sostanza non dice altro che non fa altro che riordinare lo strumento di difesa. Riordinare sembra secondo uno dice ok, riordina, allora tagli, no, tagli per niente. Cioè semplicemente si dice che il 75% della spesa della difesa era prima destinata ai dipendenti della difesa militare e civili. Si dice con la nuova legge delega si dice quel 75% va a diventare il 50%, e il restante può andare in armamenti, quindi fino a nuovi finanziamenti, nuovi investimenti in armi e in spese di esercizio. Questo è il riordino. Chiudo qua, grazie.